Adesso nuovo troll pick. Abbiamo fatto un bel Zac full AP che è stato molto molto fico. Adesso facciamo Zed support. Attenzione. Ma se volessi provare questo pick in ranked, quando posso farlo? Ci sono comp particolari contro cui funziona o meno? Ragazzi, allora, tutto quello che faccio io sono principalmente troll pick per divertirsi, per far divertire voi, per intrattenimento, per content. Di conseguenza, non consiglio di fare questi pick per il vostro, per salire di Elo. Se vi piacciono, li provate anche voi. Se vi divertono e riuscite a vincere, andate a provare anche il ranked. Da soli capirete quando sono più forti e quando no. Perché appunto tu hai chiesto quando posso farlo, in che campo funziona. E non lo so io, lo gioco una volta ogni 3 mesi, ZHP, quindi purtroppo non posso sapere quando sia forte e quando no. Ad esempio, per esempio, un ragazzo oggi mi ha scritto questo. Rap, in ranked sto avendo dei problemi, ma poi ho cominciato a giocare il tuo pick di Volibear con la Guinsoo e per adesso ho vinto 2 game su 2. Grazie mille per questo pick. Io dico, ah, ottimo, non è un pick consigliato per salire, è un troll pick. Però se ti fa fare entrambe le cose, meglio così. E lui mi fa salire un sacco. Ero in un 4,22 LP. E adesso sono salito, ero un 3,44 LP. Quindi è salito di 122 LP. Io sono contento, però ragazzi, ovviamente, a parte che gioca molto in elo basso, e quindi lì magari un pick ignorante come il Volibear full attack speed è stato forte. Però comunque io non me la sento di consigliarvi questi pick per salire. Cioè io li faccio per divertirmi io. E se a voi interessa provarli per divertirvi anche voi, bene. Però, ripeto, mi raccomando, andateci piano piano. Cioè, io, se ho qualcosa che effettivamente vi consiglio per salire, ve lo dico, come prima vi ho detto, Kindred, giocate Kindred per l'early game, se volete salire facile. Cercate di pensare a dei campioni facili, che potete imparare bene e che sono degli OTP validi. Cioè, se voi imparate un campione molto forte, e magari non è nemmeno troppo giocato, questo può essere sì un buon campione per salire in ranked, ok? Oppure, che ne so, la Sivir, no? La Sivir dei 100 games, questa la consiglio già di più perché è una strategia molto semplice. Che tra l'altro, molti mi hanno mandato un video che è stato fatto proprio da un canale inglese dove spiegano la strategia di Sivir, che è esattamente quella che spiego io. Io l'avevo vista da uno youtuber americano che probabilmente l'aveva vista da questo video, e quindi c'è stato tutto questo ricircolo. E quindi l'ho portata anche in Italia questa cosa. E quella la consiglio per salire perché effettivamente funziona. Ha delle fondamenta utili per tutti. Però attenti a queste cose. Cioè, Zac full AP per esempio. No, non ho bannato Zed. Cosa gioco adesso? Aspettate un attimo. Zac full AP, comunque dicevo, è divertente. Però non sempre può essere magari super utile, no? Quindi attenzione. Porca troia, non so cosa giocare. M'hanno fregato. Boh, mi da lì. Che è? Boh! Chi la gioca questa? Non l'ho mai giocata in tutta la mia vita. No, ci ho fatto pentakill, quindi sì, l'ho giocata, però non è tipo uno dei campioni che so giocare meno del mondo. E support. Però ho un Inhale, posso curare. Ruberò tutte le kill che posso. Dispiace, Caitlyn, però sono un. Beh, so una bella skin. Tipo, Kali potrebbe andare bene per salire, anche se non è molto facile. A me sembra sempre micidiale se usata bene. Sì, certo. Comunque, grazie a Liberazzo ancora della sub per rispondere. Se un campione non vi sembra facile, non vuol dire che non sia buono. Certo, ci metterete più tempo a impararlo. Anche se siete magari dei nuovi giocatori, dei beginner, va bene comunque un campione che non è facile da usare, ok? Perché lo giocherete di più e lo imparerete, anche se ci metterete più tempo. Quindi il consiglio è questo. Anche se vi piace un champion ed è difficile, fottetevene, imparatelo. Magari ci giocherete 50, 100 game, 200 game prima di imparare, ma sti cazzi, prima o poi imparate. Così che funziona, ragazzi. Dovete sbatterci la testa, dovete perseverare, dovete avere pazienza. È così che funziona, sia sull'orc che nella vita. E in quanto vado in bagno, perché nella vita si deve anche pisciare ogni tanto. I again, Zac. Mi hanno riconosciuto. Abbiamo un. No, sono. Mi hanno sgamato. Che cazzo era questo? C'erano dati? Perché non mi fa vedere le norme? Sin di nero. Ma non c'è nessuno che si chiama Sin di nero. Minion Era la eliminato. Kaiser prima si chiama poi la caca.
Cazzo dici, codice? Poi le caca, sin di nero. Che stai dicendo? È esplosa come una puttana. Ma non c'è nessuno che si chiama sin di nero. Anch'io mi ricordo che si chiama poi la caca. Samira. Ma non c'era Samira nel game di prima? Ma sì. Si chiama Cowgirl. Quindi questo tizio adesso penserà: oddio, questo è fortissimo. Io sono Nida lì. Aia. Perché mi hanno messo l'ignite? Un po' spreco però. Cazzo, me l'ho rubato. Io starò qua e farò le lance. Minchia, questa faceva male. Cazzo, troppo male. Ma Swain è cattivo, ci counterà con la E. Se noi ingaggiamo troppo male, lui ci fa la E. Guardo. Niente, ho passato l'intero game di Zack a disincantare frammenti. Hai fatto bene. Purtroppo i minion mi bloccano le mie lance. Io sto per finire il mana. Mi sa che mi comprerò la lacrima. Ok. Mi sforzo, è difficile da prendere perché corre tanto con la passiva. Infatti è sempre il movement speed aumentata. Vado in base a sto punto a comprarmi. A comprarmi la goccia. Più mana mi serve mana. Se sa qualcosa sul nerf di Assol, ho passato l'ultimo 3 giorni a giocare e ne perde quasi nessuno. Mi sembra un po' troppo OP. Sì, prossima faccia mi ha nerfato, così perderai di più. Contento? Comunque felice che il video sulle essenze vi sia utile. La tua da gaming. Punto, si chiama Tive Essenze anche per voi altri che non l'avete già visto. Così capite perché la gente sta facendo tante essenze blu. E sta disincantando frammenti. Se ne avete, guardate il video. Fatelo ora perché avete solo 2 giorni di tempo per farlo. Amici non ci sono, quasi quasi vado un po' in giro. Cosa? Quello che è spiegato nel video. Ora hai 161.000 essenze. Ottimo, GG. Per fare essenze blu. È quello che c'è scritto nel titolo.
Mi mettono l'ignite appena gli salta in testa. Urca, questa era... Buono! Buonissimo! Bravo, Xin. Abbiamo due lance potenti noi. Forse possiamo ucciderlo di nuovo. Vuoi che Xin, glielo scrivo. Buono! Bello, 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 ragazzi. Warwick aveva l'ignite. Ma perché tutti hanno l'ignite? Tutti mi mettono l'ignite. Cioè, dal terzo ignite mi becco. Su tre persone. Un lupo bruciacchiato. Beh, non sono un lupo. Cosa sono? Un giaguaro? Beccati sta lancia. Aia, questo faceva male. Nidalee support, ragazzi. Una volta si faceva davvero, sapete. Ancora un altro ignite, che cazzo? Ma mi vogliono proprio bruciare vivo. Oh, questa era bella. No! Oh, 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 oh. Stavo saltando in un... va bene, Ward. Comunque mi ha preso la kill, però fico. Cioè, stavo saltando e lui... Ma infuocato. Oh, se mi avessero fatto tipo un paio di ignite di meno, lì avrei avuto più HP. Buono, comunque. Non stavo usando molto la Jetta Support, mi sa. Solo 488, non ho ancora completato la quest. Però va bene, va bene. Allora, che oggetto stiamo a fare? Luden facciamo, sì, facciamo Luden e poi scarpe. Video sulle essenze visto utile. Ottimo, mi fa piacere, Paolo. Sei ancora Iron? Non sono nessun elo, Chrome. Non serve un cazzo l'elo. Sto giocando in normal, quindi... posso beccare gente di qualsiasi elo in normal. Faccio normal proprio per poter fare tutti i troll pick che voglio senza che nessuno mi dica nulla. Senza che nessuno mi dice, ma tu stai trollando, e senza che nessuno poi mi venga anche a dire, ma tu te la prendi con gli iron. Madonna. Ma stavo saltando anch'io. Beccatelo, cazzo. Easy. Pensavo fosse solo chiuso e entrato ora. No, no, no. Penso che sia così. Tanto alla fine il content non cambia. Sempre troll pick sono. Oh, il minion. Oh, là là. Perché ha ultato quella? Era morto ormai. Va bene, va bene, va bene. Support assassino. Ok. Qua la ulti ci stava, Caitlyn. Dov'è finita? Ce l'ha la ulti. In base. Qua ci stava la. Peccato, niente, rip. Oh, mi sforzo ancora, non sono riuscito a ucciderlo. Ho ucciso già Warwick e Swain, ma gli altri... no. Irelia è 0-3, GG. Yasuo invece non riesce a farmare contro Teemo. Ha tipo la metà del farm. Andiamo top lane.
Facciamo un giretto. Tanto siamo forti, ho 4 kill, sono un bravo support. Buonasera, Yuritype. Ti piace il gattino? Dobbiamo andare a uccidere Timo che è 000, non ha ancora una morte. Sta facendo il culo un po' a tutti. Stima. Ho preso. Facciamo sta ward a sto punto. Oh cazzo, no, mi ha blindato. Volevo ucciderla io. Ma devono avere tutti i tizi che hanno velocità aumentata sul movimento. FF, Teire le vuole fare FF. Sto coso è piccolissimo, non si riesce a prendere ed è pure velocissimo grazie alla sua passiva. Ma porca puttana! Porca troia, imprendibile sto affare. Minuscolo. Warwick ha tiltato che è andato via. Cerega. Quelli di Trelieb no jungle, mi sa che è Warwick che è uscito. Sarò io il jungler. Sono una bella preda, eh? Sì, Irelia. Non ci ha capito niente, ragazzi. Molto bene, molto bene. Autoplayata l'Irelia. Okay, maxiamo la V. Penso che sia una buona spell da maxare. Torniamo botlane. Mi dispiace per Warwick che ha tiltato e andato AFK. Però vabbè, almeno il game durerà di meno e proviamo subito un'altra cosa. Io volevo fare Zed support, ma mi hanno fregato e me l'hanno bannato. Penso sia difficile giocare Zed. Cazzo! Troppi danni. Non possiamo devarli, però va bene. Bisogna provare i limiti di questo champion. Ok, ho preso l'assist. Ok, adesso ho sia l'oggetto mitico sia le scarpette. Ok, adesso i danni arrivano e sono anche alti. Bellissima azione, come se quel muro non esistesse affatto, infatti. Infatti è andata così. Non giochi più Evelynn? Sì che lo gioco, Michael. Se non sbaglio... No, non è ancora uscito un video su YouTube, ma penso domani o dopodomani ne esce uno, dove ho giocato Evelynn mid e ho fatto una partita bellissima, tra l'altro leggendaria. Esce il 7 marzo. E oggi, sì. Cioè, domani, insomma. La tua squadra di tutto un... A chi se ne frega del farm, Lux? Tanto hanno uno AFK, loro surrendono. Facciamoli surrendare meglio, fidati di me. Che devo ancora uccidere Timo. Visto. Cioè, Lux mi pinga. Non mi fa male, mi fa male. Ottimo, io ti avevo conosciuto l'anno scorso per i tuoi video su Evelynn. Infatti,
Non ti preoccupare che tornano. Semplicemente non la gioco sempre perché comunque essendo un champion con cui vado molto bene e con cui è difficile fare un troll pick, l'ho fatta tank, l'ho fatta AD. Però principalmente è divertente di base per com'è. Cioè al massimo la gioco support o mid per trollare, ma mi piace sempre farla AP. Quando... chi onoriamo qua? La nostra Caitlyn. Segnalazione per Warwick, che è andato AFK. Ragazzi, primo in danni questo support. Cioè, il mio di carry ha fatto 1900 danni, io 10.000. Beh, non male come support. Ok, volevo fare Z support, riproviamo.